Salve e ben ritrovati. Dunque, oggi iniziamo un argomento nuovo per la nostra rubrica tecnica sul capitolo dedicato alla cronografia. Oggi quindi iniziamo a parlare del cronografo automatico e io partirò raccontando lo Zenith il Primero. Dunque, perché ho voluto iniziare questa trattazione proprio da lei il Primero? Allora, ci tengo a precisare innanzitutto che non voglio entrare nel dibattito che ormai è stato ripetuto più e più volte anche da altri miei colleghi, ovvero su quale sia stato effettivamente il primo cronografo automatico della storia. Dunque, sappiamo che i contendenti furono tre, lo Zenith il Primero appunto, il Chronomatic e il Seiko, ma tra questi tre soltanto uno ha mantenuto sempre lo stesso filo conduttore, lo stesso legame con l'architettura, la filosofia costruttiva classica tradizionale in termini di cronografia. Si tratta appunto dello Zenith il Primero. Infatti, a differenza degli altri due, il Primero è l'unico che mantiene le tre caratteristiche fondamentali della tradizione elvetica in fatto di cronografia, ovvero la prima è quella di essere un calibro cronografico integrato. Cosa significa? Che praticamente è stato concepito e è stato progettato sin dall'inizio per essere un cronografo. Poi, detta così, può sembrare anche una cosa un po' bizzarra, ma lo capiremo meglio quando andremo a parlare dei modulari. La seconda caratteristica è quello di avere l'innesto orizzontale, altra prerogativa fondamentale dell'orologeria classica. La terza caratteristica è quella di essere dotato di smistamento con ruota colonne, ed anche qui stesso discorso. Ebbene, quindi io inizio la trattazione del cronografo automatico proprio dallo Zenith il Primero, in modo da dare più continuità, in quanto possiamo riscontrare tutto ciò che abbiamo visto nelle puntate precedenti. Quindi noi andremo soltanto ad aggiungere qualche piccolo tassello su elementi che già conosciamo bene. Per cui bando alle ciance e tuffiamoci dentro questo Zenith il Primero. Il calibro in questione è il 400, che rimane molto fedele, per non dire quasi identico, al 3019, che fu la primissima versione del 1969. Ed eccolo qua, come possiamo leggere sul rotore sono presenti ben 31 rubini, a differenza dei calibri carica manuale che abbiamo visto sinora, che erano dotati nella stragrande maggioranza dei casi di 17 rubini. Un'altra caratteristica peculiare dell'El Primero è l'alta frequenza di oscillazione, ovvero 36.000 alternanze ora. Per l'ottenimento di questa elevata velocità del bilanciere è stato realizzato un volantino più piccolo di diametro rispetto ai calibri con alternanze più basse e soprattutto molto più leggero, associato ad una spirale notevolmente reattiva. Ricordo che per quanto riguarda le alternanze si parte prima dalla progettazione del gruppo bilanciere spirale, il quale detta la velocità delle oscillazioni, dopodiché in base a quello si calcola il rapporto di denti dei ruotismi. Ora non mi dilungo oltre sul discorso delle alternanze, perché in questa puntata voglio focalizzarmi sull'architettura del calibro. Più avanti andremo a parlare in un video specifico delle varie alternanze e relativi pro e contro. Ora andiamo a rimuovere la massa oscillante per avere una miglior visione del calibro e ci rendiamo conto che la quasi totalità degli elementi che vediamo li abbiamo già imparati a conoscere nelle puntate precedenti, e questo conferma il mio discorso introduttivo sull'impostazione tradizionale di questo movimento. Pertanto, per prima cosa andiamo a scorrere ed evidenziare tutti i componenti che già conosciamo, dopodiché esamineremo nel dettaglio quelli che sono gli elementi nuovi, le innovazioni che questo calibro ha introdotto. Ovviamente ora farò un passaggio rapido e non mi starò a soffermare più di tanto, dal momento che sono cose già studiate nei video precedenti. Allora smontiamo il ponte superiore per avere una vista aperta e smontiamo alcuni pezzi che vedremo successivamente. Bene, quello che ora abbiamo davanti agli occhi non è altro che un calibro cronografico ad innesto orizzontale e ruota colonne, niente più e niente meno di ciò che conosciamo già. Qui vediamo la ruota trasmittente calzata sul piano della ruota secondi continui, qui vi è la ruota oziosa montata sul ponte basculante, poi qui ovviamente la ruota dei secondi centrali cronografici, questa è la caratteristica bascula con la ruota intermedia contaminuti e qui c'è il contaminuti. La molletta saltarello con testa cuneo del contaminuti è questa qua, montata in orizzontale, poi capiremo meglio per questioni di spazio. Dopodiché abbiamo la ruota colonne, con il rocchetto al di sotto di essa,
Qui la grande leva di azionamento con il gricchetto che fa avanzare di un passo alla volta la ruota colonne. Queste sono le mollette di click della ruota colonne e di ritorno della leva. Qui abbiamo il freno sulla ruota secondi centrale. Infine, comandato dal pulsante ad ore 4, ecco qua il martello azzeratore che va ad agire sulle camme a cuore. Giriamo il movimento dall'altro lato per andare a vedere gli elementi che compongono il contatore delle ore cronografiche ed eccola qui la ruota del contatore disposta sempre secondo tradizione ad ore 6. Dopodiché qui abbiamo i due pignoni che ricevono il moto continuo dal bariletto e lo trasmettono al contatore. Qui sotto, un po' nascosta, c'è la leva che al momento dello start avvicina il pignone intermedio ozioso nell'ingranamento appunto con la ruota del contatore. Infine qui troviamo il martello azzeratore del contatore che agisce come di consueto sulla camma a cuore. Dunque, come abbiamo visto, davanti a noi c'è un calibro cronografico a tre contatori esattamente in linea con tutto ciò che abbiamo visto sinora. E quindi, se per assurdo qui ci fosse un ponte classico a V come nei calibri manuali, potrebbe benissimo essere un normalissimo cronografo a tre contatori manuale ad innesto orizzontale a ruota colonne. Quindi, quali sono gli elementi in più, ovvero quelli che trasformano questo calibro cronografico manuale in un automatico? Adesso li andiamo a studiare nello specifico. Ripartiamo dalla situazione calibro completo. Qui abbiamo il rotore che presenta una ruota dentata solidale adesso e poi via questa ruota intermedia costituita da corona e pignone. La corona ingrana col rotore mentre il pignone ingrana con l'elemento caratteristico e fondamentale, possiamo dire, del calibro, il primero, ovvero l'invertitore che ora andremo a studiare. Ecco qua il particolare invertitore dell'El Primero. Allora, innanzitutto una premessa fondamentale: questo calibro ha la carica bidirezionale, pertanto il rotore carica in ambedue i sensi. Allora, come mai solo un invertitore? In effetti sono in realtà due, solidali e montati in maniera coassiale, quindi per comodità si parla di invertitore al singolare, ma come vedremo sono due coassiali. Allora, come sono fatti? Guardando da sopra vediamo una ruota e poi un pignone con denti a sega, poi due lamelle. Le lamelle fungono da cricchetti, pertanto il pignone con denti a sega in una direzione gira vuoto, nell'altra direzione invece le lamelle lo tengono bloccato e quindi diventa solidale con la ruota, ovvero gira assieme ad essa. Se guardiamo dall'altro lato troviamo la stessa configurazione, sempre altre due lamelle che agiscono su un pignone identico al precedente. Quindi, come è facile capire, ruotando in un senso abbiamo un pignone che trasmette la rotazione, mentre l'altro gira vuoto, viceversa nell'altro senso di rotazione. Bene, a tali pignoni sono collegati due alberi coassiali solidali ad altrettante ruote. In definitiva, cosa significa? Che quando il rotore girerà in un verso, allora l'invertitore trasmetterà rotazione ad una ruota, supponiamo quella rossa. Quando il rotore girerà nell'altro verso, verrà trasmesso il moto alla ruota bianca. Ma per capire al meglio come avviene tutta la fase di ricarica dell'automatico, andiamo a smontare questo ponte e mettiamo in serie tutto il treno di ruote partendo dal bariletto. Ecco qua, dunque, abbiamo qui la ruota bariletto, poi questa ruota corona, che è il rinvio sul quale agiamo anche quando carichiamo manualmente dalla tige. Poi vi sono queste due ruote, di cui quella bianca singola e quella gialla dotata di pignone. In questo vano si va invece a collocare l'invertitore. Ebbene, come possiamo vedere, le ruote dell'invertitore hanno due diametri differenti: quella rossa ha diametro inferiore ed ingrana nella ruota bianca, mentre quella con diametro maggiore ingrana nella gialla. A questo punto, per capire cosa avviene, basta andare a studiare i sensi di rotazione delle ruote, che sono i seguenti: ruota bariletto ovviamente orario, ruota corona antiorario, ruota gialla orario, ruota bianca antiorario. Benissimo, allora, considerando che il rotore e l'invertitore ruotano sempre nello stesso senso, in quanto sono separati da una ruota intermedia, quando il rotore gira in senso orario, quella che trasmette il moto nell'invertitore è la ruota rossa, mentre quella bianca gira vuoto per effetto dei cricchetti che lavorano in regime di ruota libera. Viceversa succede quando il rotore gira in senso antiorario. Ed ecco qua svelato il segreto dello Zenith El Primero. E tutto il segreto è concentrato in questo geniale invertitore, ovvero due invertitori coassiali coadiuvati da due ruote in serie per trasmettere al bariletto la carica con la rotazione bidirezionale del rotore. Si tratta veramente di un'innovazione davvero geniale, in quanto questo accorgimento ha permesso di ridurre notevolmente gli ingombri
e su un cronografo è chiaro quanto sia importante la problematica dello spazio. Infatti per questa ragione, come abbiamo notato prima, la molletta saltarello del contaminuti è stata spostata in posizione orizzontale. Ma le innovazioni dello Zenit e il Primero non finiscono qui. C'è ancora dell'altro. Dunque, oltre ad essere il primo calibro cronografico automatico integrato ad innesto laterale, nonché il primo cronografo a 36.000 alternanze, l'El Primero porta anche una soluzione tecnica che non si era mai vista sino ad allora su di un cronografo. E siamo nel 1969. Si tratta della rimessa rapida della data in corona. Fino a quel tempo, chiaramente, esistevano già calibri manuali cronografici con data, pensiamo al Vajou 7734 oppure il Landeron 187, ma non erano dotati di rimessa rapida. Inoltre esistevano calibri con triplo calendario, per esempio il Vajou 72C, ma in questo caso si agiva su dei correttori, dei pulsanti posti nella carrure. L'El Primero invece porta anche sul cronografo la rimessa rapida della data in corona, e vediamo un po' come. Innanzitutto sottolineiamo che l'avanzamento della data è del tipo a scatto rapido ed è effettuato da questo martello che è caricato da una molletta. Tale martello interagisce con un dentino presente sulla camma che troviamo internamente alla ruota di avanzamento data. Nel momento che precede la mezzanotte, questo martello si solleva e la molla carica il colpo. Dopodiché, una volta che il dentino supera il bordo del martello, ovvero alla mezzanotte, esso sotto la spinta della molletta scende di colpo, facendo schizzare in avanti questa camma, il cui dentino agisce sul disco data e lo fa scattare con un avanzamento rapido. Per quanto riguarda invece la rimessa rapida della data, come possiamo vedere, il tiretto lavora su tre posizioni. Quella base, ovviamente, è la posizione di ingranamento per la carica manuale. La prima posizione, contrariamente a quanto succede nel 99% degli orologi, è la posizione di regolazione delle sfere. Infine, la terza posizione, quella più esterna, permette l'ingranamento con questa ruota a forma di margherita. Tale ruota lavora sopra ad un pignone con denti a sega, tramite due coppie di uncini. E dunque, quando essa viene ruotata in senso orario, vi è l'ingranamento. E quindi la margherita gira e fa avanzare rapidamente il disco data. Girando nell'altro verso la corona, il pignone sottostante gira vuoto, in quanto avviene un fenomeno analogo a quello della ruota libera, pertanto la margherita non viene trascinata. Questo è necessario, in quanto se così non fosse, ovvero se la margherita avesse sempre una presa diretta sul pignone sottostante, al momento della mezzanotte, durante lo scatto della data, essa impunterebbe il disco bloccandolo. E anche qui vediamo una soluzione tecnica molto diversa rispetto al ballerino che abbiamo analizzato sul calibro ETA, soluzione tecnica studiata sempre per ottimizzare al meglio gli spazi a disposizione. Dunque, ora che abbiamo sviscerato completamente il calibro El Primero, mi voglio riallacciare ad un discorso che ho fatto in precedenza. Quindi, se per assurdo qui ci fosse un ponte classico a V come nei calibri manuali, potrebbe benissimo essere un normalissimo cronografo a tre contatori manuale ad innesto orizzontale a ruota colonne. Ebbene, in realtà esiste un calibro strutturato in questo modo e si tratta dello Zenit modello Prime a carica manuale. Però voglio precisare che, contrariamente a quanto si possa pensare, ovvero che sia stato progettato prima il manuale e poi successivamente l'automatico, ebbene, le cose sono inverse, cioè il progetto nasce originariamente per la realizzazione del calibro automatico, dopodiché, molto tempo dopo, è stato realizzato il calibro 420, che in sostanza è una versione svuotata di tutti quegli elementi deputati alla ricarica automatica, quindi dal rotore sino ad arrivare alle ruote che interagiscono con gli invertitori. Quindi, in conclusione, lo Zenit El Primero è una pietra miliare nel mondo dell'orologeria e della cronografia in particolare. Dopodiché io non voglio entrare nel dibattito su quale sia stato il primo cronografo automatico della storia, anche perché poi bisognerebbe precisare il primo in che senso, ovvero il primo ad essere stato presentato, il primo ad essere stato prodotto, il primo ad essere stato concepito. Capite bene che non se ne verrebbe più fuori. Però possiamo dire con certezza che lo Zenit El Primero è stato il primo calibro cronografico partito da una base tradizionale, classica, quindi integrato con ruota colonna e innesto laterale, al quale sono stati aggiunti degli elementi per trasformarlo in un cronografo automatico. Quindi per questa puntata è tutto e vi voglio già svelare l'argomento della prossima. Continuerò quindi con cronografo automatico
calibro integrato e si andrà a parlare del mitico Valjoux 7750. Io vi ringrazio come sempre per l'attenzione e vi do appuntamento alla prossima puntata. Arrivederci!